buongiorno e benvenuti all'ignoto senza apostrofo. Oggi vi racconteremo una storia incredibile. Conosciamo tutti i famosi dolci della pasticceria Ulcigray, ma non tutti sanno qual è l'oscuro segreto che si cela dietro alla produzione dolciaria di questa storica pasticceria, di questo tempio del gusto. Non è tutto oro ciò che luccica, e dietro a tutto questo si cela un mistero. Siamo sicuri che la maggior parte di voi non ha mai sentito parlare di Jean-Pierre Sbrodolin, l'uomo che venne incoronato nel 1936 come il peggior pasticcere del mondo. Giungeva da Oltralpe ed aveva un accento francese estremamente marcato. Allora, la ricette della petite, te chape, te miche, te chole, te chole, te chape, a te miche, te but, 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 te miche, te vet, oh, che si, oh, si, se buti là, la, la, la. Ma aveva un segreto. Jean-Pierre Sbrodolin era molto devoto a Santo Onorato, il santo protettore dei pasticceri, al quale è stato appunto dedicato uno dei dolci più famosi del mondo, la Sant'Honoré. Una volta chap, après del forno, c'est bon, c'est très bon. E per fortuna sottolineeremo noi, perché se il santo protettore si fosse chiamato Odorato e non Onorato, la torta sarebbe ora la Sant'Odoré, ma non divaghiamo. Te chap, parble, ma c'est marron. C'est incredibile, incredibile. Il giovane pasticcere pasticcione Jean-Pierre Sbrodolin non aveva nessuna attitudine dal punto di vista culinario, ma una notte, in sogno, Sant'Onorato gli era apparso e al suo risveglio aveva trovato il quadro magico che riuscì a far svoltare la sua terribile carriera. Siamo nel punto cruciale. Lo vedete questo quadro? È il fulcro della magia. Abbiamo qui con noi dei prodotti Ulcigray. Vediamo cosa succede a questo succulento Presnitz. È incredibile, vero? Si presenta per un'assunzione presso la appena nata pasticceria Ulcigray. Nel maggio 1936 il provino sarà disastroso, inserisce nel forno degli obrobri, ma miracolosamente ne usciranno dei capolavori nel gusto e nell'aspetto. Proviamo ora con una putizza. Andiamo a vedere qual era la versione originale creata da Jean-Pierre Sbrodolin. Le dolci, le prossime dolci, una specie di tiramisù, tipo tiramisù e il buttassù. Che viene? Venne quindi assunto sulla fiducia. Nessuno capirà mai i suoi metodi, ma oggi sveleremo l'arcano. Entriamo. Stiamo per entrare nel laboratorio segreto della pasticceria Ulcigray. Andiamo. Il mistero non può essere svelato. Come avete visto, delle virgulte guardie ci fermano proprio all'ingresso. Ma noi cercheremo di svelare l'arcano. Ed ora questa morbidissima pinza. Facile fare il pasticcere così. E adesso la magia della pasticceria vediamo se gallievite. Se tien. Ne tien pour niente, ma fa niente. Après le forno sarà figone. Ora prendiamo le fave. Visto? Nel quadro si vede la versione originale creata da Jean-Pierre Sbrodolin, che a distanza di 86 anni è ancora l'unico lavoratore del laboratorio. Questo, signore e signori, è il ritratto di Ulcigray. È incredibile, vero? La cosa incredibile è che la magia funziona esclusivamente con i prodotti Ulcigray.
Abbiamo portato qui un doppio cheeseburger di un noto marchio, l'abbiamo messo davanti il quadro ed è rimasta la solita schifezza. And now, la magie de la pasticcerie, è il primo panettone della stagione. Oh, sì, c'est venu! Ma un vero investigatore dell'occulto non può fermarsi davanti alle sole prove visive. Ed è proprio in favore della scienza che ora mi papperò tutto quello che vedete qui davanti a me. È un sacrificio, ma qualcuno deve pur farlo. Buon Natale a tutti!